Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, è uno di quei video che volevo fare da qualche giorno, ovvero il mercato che farei alla Juventus, che è tutto e niente in realtà. Però insomma, vi potrei illustrare quelle che sono le mie idee riguardo il miglioramento di questa rosa attuale. Vi dirò a mio parere che cosa manca e fate questo gioco con me. Sotto nei commenti poi mi dite voi lato cessioni e lato acquisti. Che cosa fareste al posto di Fabio Paratici? Allora, io ho diverse idee e sono di difficile attuazione perché il mercato della Juventus è condizionato dalle cessioni. Cioè, prima bisogna lavorare in ambito cessioni e poi possiamo lavorare in ambito acquisti. Questo è importante perché di posti in lista non ce ne sono e perché bisogna far cassa, bisogna far spazio, la coperta è corta e o scopri la testa o scopri i piedi. Questo è il senso. Allora, iniziamo già con le cessioni. Che cosa farei? Lato cessioni. Ovviamente Bernardeschi lo metterei sicuramente sul mercato. A quanto pare anche l'entourage del ragazzo, cioè Raiola, è appena arrivato, ecco, a prendere il buon Federico Bernardeschi. C'è l'idea di cederlo e quando in genere un giocatore cambia procuratore, sta a significare che quel procuratore gli apre delle porticine interessanti lato mercato. Ed è molto possibile l'uscita di Bernardeschi, lui che prende comunque un ingaggio abbastanza importante, ricopre un ruolo non proprio da titolare nella rosa della Juventus, ha deluso, è stato un flop in questo anno, non è mai sbocciato sto talento, tutti noi che lo aspettavamo, però si è rimasti col cerino in mano essenzialmente, per cui la sua cessione non sarebbe dolorosa, anzi sarebbe proficua in ottica nuovi acquisti per rimpolpare la rosa della Juventus. Quindi Bernardeschi, cessione. Mi occuperei anche della gestione dei diversi prestiti e cercherei di piazzare Douglas Costa a titolo definitivo, poi vi spiegherò come, e sicuramente anche Rugani e De Sciglio. Sono dei giocatori che vanno piazzati sul mercato, in qualche modo bisogna piazzarli questi qua, perché il rischio di ritrovarceli sul groppone l'anno prossimo e non lasciano spazio a, invece a quelli che sono i giocatori più idonei al progetto della Juventus. Non lasciano spazio perché vi dico questo, perché ovviamente hanno un ingaggio che va pagato e che, diciamo, chiude la porta a diversi giocatori che sarebbero piduni a quello che è il progetto Juve. Quindi bisogna lavorare su tutti quei giocatori che sono stati dati in prestito per delle cessioni definitive. Sarà difficile cedere Rugani, sarà difficile cedere De Sciglio. Forse la cosa meno difficile sarà cedere Douglas, ma ci arriviamo. Questi qua. Della Juventus attuale cederei sicuramente anche, proprio così, a occhi chiusi, Frabotta. Frabotta che per via delle regole dell'Under 23 non può più partecipare all'Under 23 e quindi va piazzato e va preso un terzino di ruolo. Queste sono le cessioni. Bernardeschi, Frabotta, Douglas Costa, Rugani, De Sciglio. E che dirà che, insomma, sapete già, non è in scadenza, si lavora per la rescissione consensuale già a gennaio perché vuol trovare squadra, contento lui, contenti tutti. Però, insomma, questo è il materiale delle cessioni. Ora, lato acquisti, chi andrei a prendere? C'è un giocatore che è in scadenza e che risolverebbe una volta per tutti i cacchio di problemi che abbiamo lì a sinistra. Perché manca Alessandro, c'è da mettersi le mani in testa, o ci metti Danilo, ci metti Frabotta, però Frabotta è quel che è, Danilo a sinistra, forse è meglio metterlo a destra, anche se a sinistra non ha fatto male, però servirebbe qualcuno di ruolo, perché Danilo non è che può fare il jolly sempre e alla fine ha 700.000 minuti sulle gambe. Dovrà riposare pure questo Cristiano, perché sappiamo benissimo quali sono i suoi limiti. Metterlo sempre a dura prova in maniera consistente, rischiamo di metterlo un po' in difficoltà, cioè di piazzarlo sempre in campo perché manca uno, manca l'altro, significa che la rosa non è completa e tu stai adattando un giocatore che sta facendo un lavoro egregio, è uno dei migliori quest'anno, però insomma bisognerebbe preservare anche Danilo. Quindi un altro giocatore di fascia non sarebbe male. Il nome è Alaba, che insomma, se c'è la mezza idea del Bayern di prendere Douglas Costa ma di non voler spendere un centesimo, loro stanno perdendo un giocatore a zero, si potrebbe lavorare in ottica scambio, plusvalenza per entrambe e si chiude così un potenziale accordo. La Juventus andrebbe a risolvere questione terzino sinistro, questione centrale e successione di Chiellini per l'anno prossimo, perché io credo che Chiellini, ragazzi, quest'anno
farà l'europeo magari, poi pam 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 chiudino, appendiamo le scarpette. Perché è complicato con uno, per uno come lui che ha tutti questi problemi fisici affrontare un'altra stagione. Poi in che ruolo? Con che ruolo? Cioè, che cosa può fare? Che valore dà la Juventus uno con Michellini adesso? Io gli voglio bene, ve lo ricordo, che questa è la sua maglia, è firmata anche da lui. E ho la sua firma anche qua. Questo autografo è il suo. Però è complicato trovare un futuro a Giorgio Chiellini. Cioè, è difficile, non riesco più a capire che cosa effettivamente questo ragazzo può dare alla Juve. Credo che abbia finito la sua carriera. Credo che sia finita e se ne accorgerà anche lui. E sono sicuro che un uomo della sua intelligenza saprà dire: bene signori, credo che sia arrivato il momento di chiudere tutto. Però, insomma, Chiellini, Alaba sarebbe perfetto perché ricopre più ruoli, un altro jolly difensivo, jolly coi contromaroni di una certa esperienza. Ingaggio altissimo, voi direte. C'è la concorrenza di Real. Ragazzi, se dal Real non va via Sergio Ramos e trovano l'accordo per il rinnovo, Alaba difficilmente andrà là. Sì, c'è il Barcellona. Ragazzi, servono Dilliri e il Barcellona e il Real, paradossalmente, sono messe molto peggio di noi dal punto di vista economico. Per cui ipotizzo più una roba tipo in Premier League. Però un giocatore come lui, secondo me, fa meno fatica ad adattarsi al campionato italiano, perché credo che con quello tedesco ci siano delle similitudini rispetto a quello inglese. Poi staremo a vedere, insomma, questa è la mia idea. Prenderei sicuramente, mi concentrerei e mi sforzerei parecchio per portare Alaba, cercando di piazzare anche Douglas Costa, perché due piccioni con una fava, cioè potrebbe essere un'occasione ghiotta da quel punto di vista. Centrocampo, sicuramente cercherei di riprendermi Paul-Abil Pogba. E con l'ingaggio liberato da Bernardeschi, da Khedira, eccetera, c'è margine per poter trattare. Lui magari abbasserebbe anche le pretese. A noi manca una figura carismatica, un leader, e lui, secondo me, Paul Pogba, è pronto per tornare qua, in un ambiente che conosce, a fare il leader del centrocampo. E poi, ragazzi, diciamoci la verità, il nostro centrocampo è sempre un po' atipico, perché non sappiamo chi siano i titolari, e questo non è sicuramente un pregio del nostro centrocampo. Sta a significare che l'amalgama ancora là stenta ad esserci. Sappiamo che McKennie sta diventando una pedina importante, sappiamo che Bentancur in certa posizione può dare il suo apporto, Arthur ancora è tutto da scoprire, Rabiot sappiamo tutto i limiti che ha, insomma, però Ramsey fragile fisicamente, manca uno quei controcazzi che dici lui è titolare, punto, lui è il leader del centrocampo. Pogba potrebbe sicuramente ricoprire quel ruolo. E badate bene che, ragazzi, noi stiamo sempre a pensare: vabbè, ma Pogba è vecchio, eccetera, e serve un giovane. Prenderei anche Aouar. Il problema è che dobbiamo dare la carica di leader a qualcuno lì in mezzo al campo. Non c'è nessuno. Dietro siamo strapieni, perché De Ligt stesso è un leader. Danilo è un leader, piaccia o non piaccia, Davanti, Morata, Ronaldo, hai leadership da tutti i... In mezzo al campo non c'è nessuno. E serve qualcuno là rappresentativo che prende in mano le redini della situazione. Quindi sicuramente Pogba, Alaba sarebbero due colpacci della Madonna. Della Madonna. E poi, infine, prenderei un quarto attaccante. E non cederei Paulo Dybala. Avete sentito bene? Non cederei Paulo Dybala. Paulo Dybala, in caso di cessione, beh, quella sarebbe da lavorare per quest'estate. Se non rinnova, è l'ultima sessione di mercato che hai per poterlo cedere. Ma il discorso è lungo, per questa stagione me lo terrei stretto, cercherei di recuperarlo e cercherei anche di farlo rinnovare, se credo che comunque lui in futuro ha un ruolo importante in questa Juventus, un ruolo centrale, non marginale. E a quel punto una quarta punta, e non una quarta punta di primo livello, non il Memphis Depay. Non me ne frega nulla, perché a quel punto secondo me si andrebbe a costruire un reparto avanzato con gente che prende troppi soldi, gente che vuole primeggiare, che in un certo senso direte voi è un bene. Ni. Nel senso che preferirei avere delle risorse ridotte là per la quarta punta, ai Ronaldo, ai Morata, ai Dybala. La quarta punta non giocherà sempre, sarà quel plus da ficcare dentro al campo quando c'è bisogno di ribaltare il risultato, da far mischione, fare casino e fare cacciara. E quindi una quarta punta mi accontenterei di un Giroud, un Zola, cioè veramente delle prime punte di basso profilo. Cioè Giroud ha una certa esperienza, sono d'accordo, oppure metti un giovinotto che lì
che ti fa il Caicedo della situazione, che va lì un po' fisico, classica prima punta ben piazzata, che sfrutta le palle alte per buttarla dentro nei mischioni, si fa sentire. Sti giocatori qua, fate il nome che volete, mi va bene qualsiasi nome, non ho delle preclusioni a riguardo. Ciccio Caputo, mi fa benissimo Ciccio Caputo se venisse alla Juventus, il problema è che tu lo devi prendere, quindi entro certe cifre, bisogna rimanere entro un certo budget, Giroud arriverebbe a zero, sarebbe già una roba differente. Insomma, a gennaio forse no, dovremmo pagarlo anche lui, però con 5 milioni forse te la cavi, cifre da poco. Un centravanti che non costi tanto e che faccia rifiattare la punta quando la deve far rifiattare, che lo metti dentro quando c'è da cambiare il risultato. Insomma, il Nick Amoruso, il Zalaieta, il Padovano della situazione. Non prenderei un'altra punta di quelle di altissimo profilo, prenderei una di quelle che scombinano un pochettino il piano tattico là davanti, che fanno saltare il banco. Questa è la mia idea, questo è il mercato che farei: cessioni e acquisti importanti, funzionali a quello che manca alla Juventus, a quello che serve alla Juventus. E insomma, secondo me l'upgrade ci sarebbe veramente. Ditemi la vostra sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, ragazzi, ovviamente un titolo di... è una chiacchierata, non prendete... ma la Juve non lo farà mai, lo so, che magari riuscisse a farla sta roba qua. Complicata, difficile, c'è da dire che, ripeto, quest'estate secondo me è stato fatto un gran lavoro nel mercato, perché bisogna comparare un po' le possibilità che c'erano di far mercato bene, viste le risorse poche, e quindi, che dire, speriamo si arrivi a certi incastri strani per prendere giocatori di alto profilo. Un abbraccio a voi, ci vediamo più tardi, e sempre, fino alla fine, forza Juve!